Siamo online, in onda. Iniziamo Torino Film Industry 2020. Siamo un po' emozionati, un po' straniti. Gli anni precedenti eravamo nelle sale del circolo dei lettori, pacificamente invasi da buona parte del cinema indipendente italiano e anche europeo, internazionale. Quest'anno la scialuppa qua è con l'equipaggio essenziale, minimo. Ringraziamo tutti quelli che stanno lavorando, un'edizione veramente senza precedenti che si confronta con questo 2020. E però appunto, oltre alle persone che sono qua, un po' emozionate, felici di ritrovarsi, almeno questi pochi che siamo in questa sala, anche in presenza, e tante persone collegate che si sono accreditate in questi giorni. E diamo il via a Torino Film Industry 2020, uno strano dispositivo per mettere insieme chi fa cinema, chi lo ama, produttori, autori, sceneggiatori, lavoratori del set, distributori, eccetera. Tante persone rendono possibile questo momento che non è soltanto un evento, ma è appunto una macchina, un dispositivo che vogliamo durare nel tempo. Ok, grazie, sono qua con me due persone che sono amici e fratelli di avventura cinematografica da tanti anni. Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, oltre che vicepresidente di Film Commission e altre cose, e Stefano Francia di Celle, che è direttore del Torino Film Festival nel suo anno più difficile per tante ragioni e che però sta per iniziare, come sapete. Prima però di dare la parola a loro, volevo ringraziare, dare voce alle istituzioni, agli enti che hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio e ci stanno credendo. E iniziamo con Vittorio Appoggio, l'assessore alla cultura, turismo e commercio della Regione Piemonte. Per il terzo anno consecutivo Torino Film Industry torna proprio dal 17 al 24 novembre prossimi a proporre un momento di incontro e confronto a favore di operatori e professionisti del cinema e dell'audiovisivo nazionale e internazionale. Quindi un variegato programma di attività capaci di offrire opportunità di business, networking e promozione per i vari attori della filiera. Ritengo che si tratti di un appuntamento importante che unisce le esperienze del cinema in comunione con quelle dell'industria, che si uniscono in un binomio per divulgare l'evoluzione di questo rapporto in una prospettiva di attrattività e sviluppo economico, sociale e culturale. Il calendario degli appuntamenti che comprende questa quinta edizione di Torino Short Film Market, organizzata proprio dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass, gli appuntamenti curati da Torino Film Lab e i Production Days, organizzato da Film Commission Torino Piemonte, si snoderà nel corso di 8 giorni, interamente online, ovviamente, su piattaforma dedicata. Anche questa edizione, nella sua versione digitale, riconferma e rafforza la sua dimensione e la sua vocazione internazionale, mostrando il risultato del lavoro di squadra di tanti enti del cinema piemontese. Ovviamente la Regione Piemonte continua a sostenere questo progetto di Film Commission Torino Piemonte, coordinato insieme a Torino Short Film Market e Torino Film Lab. La programmazione di questi 4 giorni, in collegamento dalla sede principale del Circolo dei Lettori, offre un panel e presentazioni dedicate a documentari, opere prime e seconde, serialità televisiva, formazione, continueranno ad arricchire il panorama cinematografico piemontese, che è soprattutto fonte di lavoro per molti soggetti, per cui va a voi tutti un plauso e vi auguro tanto successo. Buongiorno a tutte e tutti, è un appuntamento importante quello di oggi. Torino Film Industry rappresenta una sintesi di un lavoro importante portato avanti da 3 esperienze altrettanto fondamentali per la nostra città, che sono Torino Film Lab, Short Film Market e ovviamente
Film Commission Torino Piemonte. Al centro di Torino Film Industry c'è un distretto produttivo che nel nostro territorio sta crescendo, che come diceva Paolo Manera, connette la filiera della produzione cinematografica a partire dalle scuole, dalla formazione fino alle produzioni. Torino Film Industry è un network che da Torino connette il mondo, saranno presenti i grandi player internazionali, i grandi produttori, ci saranno i registi, ci saranno giovani registi, sia della parte documentaria che della parte del cinema di lungometraggio, di cortometraggio, insomma, tutte le componenti sono rappresentate ed è un'occasione importante per Torino per essere al centro di una al centro in un momento poi come questo. Sarà tutto online, come diceva l'assessore Poggio, non si può fare altrimenti, ma questa presenza sul web ci consente anche probabilmente di raggiungere anche tantissime altre persone che è interessati a sviluppare la propria professione, a proporre le proprie idee, a proporre i propri prodotti. Credo che sia importante connettere le competenze di tutti per andare avanti come città e soprattutto come distretto produttivo. Credo che questo sia l'obiettivo più importante, perlomeno nel medio periodo. Oggi siamo qui. Continueremo ad esserci, continueremo a sostenere Film Commission e la filiera del libro nei modi, in diversi modi, come facciamo ormai, come la città fa dall'inizio, dalla nascita di Film Commission, con un'attenzione al lavoro, con attenzione alle sale cinematografiche. È un sistema che deve stare in piedi, tutto insieme. Quindi siamo qui e auguriamo buon lavoro a tutti e a tutte e buon Torino Film Industry. Grazie, grazie Paolo, grazie di avermi chiesto di partecipare a questa inaugurazione, chiamiamola così, che doveva essere un'inaugurazione molto più grande, molto più importante, perché la città crede a tal punto nel cinema che abbiamo proprio dedicato tutto quest'anno al cinema e abbiamo detto che questo doveva essere per il turismo l'anno del cinema. Avevamo pensato tante iniziative, avevamo pensato tante cose da fare, purtroppo è capitato quello che sappiamo bene, però è un messaggio secondo me importante ed è un messaggio importante proprio anche in riferimento al grandissimo lavoro che fai tu, Paolo, con i tuoi uffici, con la Film Commission. È un aspetto spesso sottovalutato. Ma l'industria del cinema è un tassello importante dello sviluppo del nostro territorio. Io sempre ne parlo e basta citare i due grandi film che sono stati girati nella nostra città e che grazie al lavoro che avete fatto proprio voi abbiamo fatto una figura splendida. Kingsman è il film indiano di poche settimane fa. Io ho avuto occasione di venire sui set, grazie ai tuoi buoni uffici, diciamo così, e parlando con i produttori esecutivi, con gli attori, tutti hanno sottolineato quanto sia stato bello lavorare a Torino, quanto sia stato semplice e quanta pubblicità ci faranno per portare altre produzioni a Torino. Le ricadute sono state incredibili. Decine di camere di alberghi, ristoranti, tutto un indotto che ha lavorato a pieno regime proprio per questi eventi. Quindi la strada è assolutamente questa. Io davvero colgo l'occasione per fare i complimenti a Paolo Manera, a Paolo da Milano per il lavoro che stanno facendo e dico che la città è assolutamente al vostro fianco, come lo è stato negli scorsi mesi. Lo dico per chi non era ovviamente presente. Io con i miei uffici, con la dottoressa Virano, abbiamo partecipato a tante riunioni, abbiamo cercato di agevolarvi, ma perché crediamo che sia davvero un asset concreto da portare avanti, l'industria del cinema nella nostra città. Quindi io vi ringrazio e buon evento a tutti, pur nelle difficoltà del momento.
Grazie, grazie Alberto Sacco. Vabbè, ma le difficoltà ci mettono sempre in azione ancora di più. Sono Matteo Bagnasco, responsabile dell'obiettivo cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo. Sono molto contento di portare il saluto della nostra fondazione a questo evento di Torino Film Industry. Si tratta di un progetto in cui la nostra fondazione, mi sento di dire, ha avuto un ruolo molto importante in questi anni, abbiamo seguito proprio passo passo. Nasce da un'interlocuzione forte con Film Commission Torino Piemonte, con cui insieme abbiamo costruito i Production Days in questi anni. Abbiamo seguito e sostenuto fin dall'inizio la nascita del Torino Short Film Market e siamo contenti che questo percorso poi abbia incontrato quello delle attività del Torino Film Lab. Ecco, insieme questo gruppo di attività aiuta a costruire, a contribuire al comparto del cinema torinese e piemontese con un'attività molto forte dedicata al mondo della produzione. Questo per noi rientra pienamente nella nostra missione creare attrattività e dimostra in maniera molto chiara come il tema dell'attrattività per noi non sia soltanto un'ampia e qualificata offerta culturale e dunque la possibilità di attrarre turismo sul nostro territorio, ma anche attraverso progetti come Torino Film Industry attrarre competenze e risorse per produzioni importanti in ambito culturale e creativo sul nostro territorio. Quindi siamo molto contenti che si sia riuscito a mantenere, anzi direi a sviluppare in maniera ancora più forte questa iniziativa in un anno così difficile in cui tutto il mondo della produzione e distribuzione culturale sta vivendo una crisi veramente molto forte e il contributo di Torino Film Industry aiuta a mantenere forte il lavoro in un comparto che per il nostro territorio è davvero un asset molto importante. Beh, da un po' insomma che ne parliamo di stringere sempre più sinergie con gli altri enti del territorio, con la Film Commission in particolare, siamo come insomma poi quest'anno che tutte e due abbiamo compiuto 20 anni sostanzialmente come Film Commission e poi anche come esposizione delle collezioni del Museo del Cinema alla Mole Antonelliana. È chiaro che le sinergie possono essere molte, anche perché da un lato insomma, il Museo del Cinema ha diverse attività all'interno della fondazione, non è soltanto esposizione museale appunto alla Mole Antonelliana, non è soltanto conservazione di un patrimonio ricco e incredibile che ci ha lasciato Maria Adriana Prolo, non è soltanto il Cinema Massimo, ma sono anche i vari festival che organizziamo, il laboratorio del Torino Film Lab e quindi ci sono diversi punti di contatto dalla produzione alla fruizione all'esposizione insomma di quello che è comunque il cinema, i film. È ovvio che poi, come si è sempre detto, i film bisogna vederli in sala e noi siamo naturalmente assolutamente convinti di questo. In questo momento però l'innovazione credo che giochi un ruolo fondamentale in questo periodo effettivamente in cui bisogna per forza trovare dei modi per raggiungere il proprio pubblico, anzi magari per trovarne di nuovi. Ed ecco quindi che in questo periodo di trasformazione, si può anche chiamare di emergenza che effettivamente esiste, ma è un periodo di profonda trasformazione, bisogna riuscire in qualche modo a cavalcare questa trasformazione per indicare quelli che sono dei nuovi percorsi. Credo che l'immagine della Mole Antonelliana con sopra insomma le immagini delle collezioni del Museo del Cinema rappresentano una visione verso il futuro di quello che può essere il Museo del Cinema del futuro e d'altra parte anche il mondo nuovo di cui parlava effettivamente Paolo, che questa immagine di Torino Film Industry credo che rappresenti proprio quello che è l'indirizzo di un mondo nuovo che stiamo costruendo e grazie appunto Torino Film Lab, ai vari festival, ma soprattutto naturalmente al Torino Film Festival che diciamo così è l'occasione anche per questo Torino Film Industry di creare dei legami sempre più forti tra museo, Torino Film Festival, Torino Film Lab, Film Commission e tutti gli altri partner dell'iniziativa, Short Film Market, eccetera. Grazie mille. Grazie. Festival, Torino Film Festival, sì. Un po' tutti abbiamo iniziato lì o intorno a quello. Sì, noi ci siamo conosciuti al Torino Film Festival e grazie Domenico, con lui noi del Festival e col Museo del Cinema siamo riusciti a elaborare prima un progetto molto ampio, ibrido, perché eravamo riusciti ad avere molte sale e insieme il progetto digitale. Poi ovviamente qualche settimana fa abbiamo dovuto ripiegare sul solo digitale, ma non è un ripiego,
perché in realtà, come ha giustamente detto l'assessore Leon, in questo modo ci stiamo rendendo conto sempre di più da quando siamo partiti, grazie al fatto che abbiamo creato un progetto innovativo, riusciamo veramente ad arrivare dove prima il festival non arrivava. I nostri contenuti sono specifici, grazie al museo ci siamo proprio concentrati sulle opere giovani, sulla creatività giovanile. Questo è, devo dire, già lo percepisco e poi ce lo dimostrerete anche voi alla fine dei lavori, è proprio la cifra vincente del nostro festival, dove chiaramente ci sono anche grandi maestri celebrati nelle masterclass e dalle retrospettive, però il motivo principale dell'esistenza di questo festival dalla sua nascita è proprio far rafforzare la creatività giovane. Per questo essere con Fincommission, che attrae produttori e giovani registi, con lo Short Film Market che sviluppa il tema del cortometraggio e il Torino Film Lab che va alla ricerca di talenti in tutto il mondo, è proprio l'unione perfetta. Devo dire con un grande orgoglio che un'armonia tale di elementi non saprei ritrovarla in altre realtà mondiali, no? Perché è una sinergia che infatti non siamo solo noi ad averla creata, è stata creata molti anni fa e adesso credo che proprio quest'anno, nonostante la versione solo digitale, possa dare il meglio, anche perché c'era un problema di sovrapposizione ad esempio tra attività che il digitale risolve, perché come sapete tutte le attività che faremo live noi come festival, le attività che state facendo qua, saranno comunque fruibili anche in un secondo tempo grazie alla piattaforma, e questo crea delle opportunità veramente nuove che stiamo sfruttando con tutte le nostre forze e anche le nostre squadre, no? La squadra del museo, la squadra della Film Commission, Short Film Market, Festival, Torino Film Lab, tutti si stanno reinventando con grande forza e credo che il nostro ringraziamento, mi unisco, cioè faccio un ringraziamento a tutti da parte di tutti noi. Le sale, grazie per averle citate, noi siamo molto contenti ad esempio di essere per la prima volta, quando la situazione si calmerà, il Torino Film Festival sarà al nuovo Sacher, perché Nanni Moretti, come saprete, ci ha chiesto, ci ha invitato e abbiamo colto al volo questa occasione, che sarà poi l'inizio di attività in sala del Torino Film Festival, perché come è stato già detto è ovvio che quello è il luogo giusto per far iniziare la vita di un film. Grazie anche all'assessore Poggio per aver ricordato il tema del lavoro, credo che anche in questo stiamo reinventando nuove modalità che possano valorizzare le competenze di tutti. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, è stato un po', come dire, l'apriporta, l'apristrada, no? di questa esperienza Torino Film Industry. Allora io volevo intanto, mi sono segnato due piccole cose, insomma qualche piccolo dato da portarvi. Intanto parto col ringraziare coloro che hanno sostenuto questo progetto, Quinto Torino Short Film Market, progetto di AIACE nazionale, sostenuto da Europa Creativa Media, MIBACT, Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, Film Commission Torino Piemonte e Unifrance. Allora, quest'anno ovviamente fare un evento che ha nell'incontro tra le persone il suo cuore, farlo online, insomma ci ha ovviamente spiazzato, ma ci ha obbligato a ripensare che cosa potesse essere un evento industry. Il risultato è stato un ampliamento dell'offerta del Torino Short Film Market. Accanto ai 6 pitch di sviluppo di coproduzione che sono il cuore del Torino Short Film Market, quest'anno abbiamo una serie di workshop che prima non avevamo portato all'interno del mercato, un workshop per la realizzazione di corti organizzato da Massimiliano Nardulli e Massimo Dorzi, una serie di panel, un workshop sui corti europei e i nuovi protagonisti, in particolare le piattaforme, organizzato da Carla Vulpiani. Abbiamo un nuovo premio, un premio di location scouting della Film Commission dell'Alto Adige. Abbiamo una piattaforma che utilizza anche Film Commission e Torino Film Lab per gli incontri, B-Square, per i meeting tra i professionisti accreditati, che per il momento registra circa 600 meeting solo del Torino Short Film Market. Un'altra cosa che ho notato, che mi ha fatto molto piacere, è che sui circa 500 accreditati del Torino Short Film Market, solo la metà sono italiani, e quando tu dicevi che abbiamo subito guardato all'Europa e all'internazionale, questa è un'ulteriore conferma. È sempre stato un evento molto internazionale, anche live, però questa cosa ha permesso di avere effettivamente degli accreditati da paesi molto lontani che magari non sarebbero venuti qui a Torino.
Chiudo ringraziando i collaboratori di questo Torino Short Film Market, che sono coloro che hanno veramente fatto il mercato. Io quest'anno l'ho, diciamo così, progettato e ho fatto la parte così, come dire, curatoriale, scegliendo i progetti, ma non l'ho organizzato veramente, perché non, appunto, non essendo neanche a Torino, non avevo neanche modo di lavorarci più di tanto. E sono Eugenio Botterò, Alessandro Giorgio, Enrico Vannucci, Carla Vulpiani, Giulia Del Santo, Bianca Donderi, Massimiliano Nardulli, Ludovica Fonda e Maurizio Di Rienzo. Ringrazio anche Elia Fursi, presidente di AIACE Nazionale. Credo che il Torino Film Lab si inserisca nel contesto del Torino Film Industry molto bene, perché va a complementare appunto le altre fasi che coprono il Torino Film Festival, il Torino Short Film Market e tutto il lavoro di Film Commission, perché noi lavoriamo in tutte quelle tappe che precedono la produzione di serie TV e di lungometraggi. Siamo un laboratorio internazionale e quindi lavoriamo con professionisti, esperti a tutto il mondo, e abbiamo voluto portare questo contributo alla Torino Film Industry. Quindi, che forma prenderà questa collaborazione? Abbiamo previsto 4 masterclass di esperti internazionali e anche la presentazione di 6 progetti italiani i cui produttori hanno fatto un percorso di formazione sulla coproduzione internazionale. C'è una terza attività che ci tengo a menzionare, anche se non è come dire, presente nel programma del Torino Film Industry, perché è riservato a delle squadre di registi sceneggiatori, ma ci tengo a parlarne proprio perché è una collaborazione con Film Commission Torino Piemonte. Insieme negli ultimi anni abbiamo sviluppato dei progetti di serie TV italiani all'interno del programma Series Lab Italia. Quindi anche quest'anno abbiamo lavorato su progetti di serie TV insieme, appunto, anche se non è incluso nel programma, in questa cornice mi sembrava opportuno ricordarlo. Per quanto riguarda le masterclass, inizieremo domani con Christopher Mack di Netflix, il quale ci parlerà di come presentare un progetto di serie TV a potenziali compratori. Seguiremo con un'intervista a Lucrezia Martel, la regista argentina che è stata già presente al Festival di Cannes e che ci parlerà sul suo prossimo progetto Chocobar, che è stato sostenuto dal Torino Film Lab. Continuiamo con il regista sceneggiatore Michel Camus, lebanese, il quale ci parlerà del processo di scrittura della sceneggiatura, e chiuderemo con Esther Angiolosi. Sì, lei è una story editor che ha lavorato per HBO Ungheria e parlerà di come scrivere un pilota di serie TV che faccia innamorare il pubblico. Chiuderemo poi le nostre attività domenica con la presentazione appunto di 6 progetti italiani che sono stati sviluppati all'interno del programma Up and Coming Italia, programma nel quale di nuovo collaboriamo con Film Commission Torino Piemonte, ma non solo, anche con altri partner italiani che ci hanno aiutato a selezionare 6 produttori italiani interessati a lavorare nel campo della coproduzione internazionale. Questi produttori hanno seguito un percorso di formazione specifico con degli esperti internazionali del Torino Film Lab sulla coproduzione internazionale, quindi hanno incontrato degli esperti nelle vendite e nella coproduzione, e presenteranno il risultato di questo lavoro all'interno del Torino Film Industry. Last but not least, vorrei ringraziare le istituzioni che rendono possibili il Torino Film Lab, innanzitutto il Museo Nazionale del Cinema, del quale siamo parte, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Regione Piemonte, Città di Torino e Programma Media dell'Unione Europea. Questo tutto, grazie mille di averci invitato. Steve, sei con noi? Eccoci Steve. Eccoci qua, buongiorno. Puoi darci delle anticipazioni di oggi pomeriggio? Ma oggi pomeriggio sarà una giornata fantastica, perché dovremo risolvere un problema che sta a monte di tutto.
Come si fa ad amare contemporaneamente Godard e Rossellini, che odiavano la sceneggiatura, e Risi e Monicelli, che erano due grandi sceneggiatori. E quindi, no, scherzo, ovviamente non sarà questo l'argomento della discussione di oggi, sarà come si può insegnare la sceneggiatura, come la sceneggiatura, che diventa sempre più importante per fare un film, sarà insegnata dentro le più importanti istituzioni italiane. Quindi questo sarà l'argomento di pomeriggio, però visto che parlavate di radio private degli anni 70 e così via, visto che avendo l'età ho iniziato lì, posso dirvi ragazzi state attenti, perché noi con la radio che facevo allora, Radio Città Futura, dopo mesi di discussione su come ci sarebbe dovuti confrontare con chi telefonasse, la prima telefonata che ricevemmo era di uno che disse con accento fortemente tamaro: ma mi potete mettere un disco di Simon e Telefunken? E lì crollò tutto il marchingegno che avevamo studiato a radio di proposta. Scherzi a parte, insomma, siamo tutti qui con qualcosa di nuovo, poi con l'età per cui ho visto tutti iniziare insieme con Rondolino, con Turigliato, con quelli che hanno fatto il festival all'inizio, insomma, mi fa piacere che siate qua, vi do appuntamento per tutti. Oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 parleremo di sceneggiatura, parleremo di molte altre cose. Tranquillizzatevi, perché oltre al sottoscritto ci sarà anche Piero Bodrato, che di sceneggiatura ne sa qualcosa molto più di me.